Buongiorno a tutti, sono Alice Gorrino e l'argomento di oggi è sull'aggiornamento normativo sull'efficienza energetica degli edifici. La lezione che tengo io oggi sarebbe dovuta, insomma, ci sarebbe dovuto essere il professor Corrado a tenerla, purtroppo non è potuto venire per un impegno e quindi lo sostituisco io, che comunque collaboro con lui come assegnista di ricerca presso il Dipartimento Energia del Politecnico di Torino. La lezione durerà più o meno un'oretta, e dopo la quale, dopo qualche minuto, risponderò ad alcune vostre domande che nel frattempo mi perverranno. Dunque, i contenuti della lezione sono elencati in questa slide. E in particolare affronteremo prima di tutto diciamo un richiamo alla direttiva europea EPBD e EPBD Recast, la 2010-31 UE, con particolare riferimento alla metodologia per l'analisi per la Cost Optimal Methodology. Successivamente parleremo invece dell'aggiornamento della normativa tecnica per il calcolo del fabbisogno energetico degli edifici e in particolare l'aggiornamento delle normative della serie UNITS, la parte 1, la parte 2 e la parte 4, che sono le tre che adesso, diciamo, le prime due sono in revisione e la quarta è uscita. E poi infine un cenno agli aggiornamenti legislativi nazionali. E in particolare il decreto legislativo numero 28 sulle fonti di energie rinnovabili e alcuni cenni sui decreti legislativi per quanto riguarda le detrazioni fiscali. Quindi iniziamo col primo argomento e in particolare riguardo la direttiva europea. Rispetto alla direttiva europea precedente, la Recast, che comunque ormai è già 2 anni, prevede, ovviamente così come la precedente, l'adozione di una metodologia di calcolo per la prestazione energetica degli edifici e la fissazione di requisiti minimi in materia di prestazione energetica, a differenza di quella della direttiva precedente. Il calcolo dei requisiti minimi degli edifici e dei componenti degli edifici, il calcolo viene fatto in funzione dei costi ottimali, quindi il calcolo deve essere, dei livelli ottimali deve essere fatto in funzione dei costi e vediamo quindi in particolare come. Inoltre, vabbè, definisce l'applicazione a determinati edifici, in particolare l'applicazione a edifici di nuova costruzione esistenti o agli impianti, questo così come anche la vecchia direttiva. Un'altra novità rispetto alla precedente è la definizione di edifici a energia quasi zero, quindi diciamo globalmente le grandi differenze rispetto alla direttiva precedente sono dovute proprio al calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi e la definizione di edifici a energia quasi zero. Prima di tutto, cos'è la prestazione energetica, come viene definita in maniera molto simile, è un po' diversa diciamo come definizione, ma non cambia nulla la sostanza rispetto alla direttiva precedente. E la prestazione energetica di un edificio esprime la quantità di energia calcolata o misurata, quindi entrambe, è riferita ad un uso normale. Quello che prima veniva definito uso standard dell'edificio adesso è un utilizzo normale, di fatto non cambia la sostanza della cosa. Cosa bisogna considerare all'interno del calcolo per la prestazione energetica? Quello che vedete in rosso, le parti in rosso sono le modifiche rispetto alla direttiva precedente. Quindi, ovviamente, gli aspetti da considerare sono le caratteristiche termiche dell'edificio. Questa nuova direttiva specifica meglio quali sono le caratteristiche termiche dell'edificio che bisogna considerare, in particolare la capacità termica, quindi l'inerzia termica dell'edificio, l'isolamento termico, riscaldamento passivo, elementi di raffrescamento, quindi stiamo sempre parlando dell'involucro.
richiede nel dettaglio di specificare quali sono e se ci sono le tecniche, le tecniche diciamo, solari passive piuttosto che elementi di raffrescamento, vale a dire elementi di involucro inerziali che permettono quindi diciamo, dei benefici anche in periodo estivo. E i ponti termici sono l'ultimo, diciamo, dettaglio sull'involucro edilizio. Tutto il resto rimane abbastanza invariato, quindi impianto di riscaldamento, produzione acqua calda sanitaria, di condizionamento, ventilazione, illuminazione e tutto quello che concerne la progettazione dell'edificio, il suo orientamento, le condizioni climatiche. L'ultimo punto che viene specificato meglio è relativo ai carichi interni. Ok, a quali edifici si applicano le prescrizioni minime che devono avere? Agli edifici di nuova costruzione, viene in particolare esplicitato il fatto che deve essere valutata e tenuta presente la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza. E dà alcuni esempi, in particolare energia da fonti rinnovabili, cogenerazione, sistemi di riscaldamento e condizionamento o pompe di calore. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, anche in questo caso ecco, la prestazione degli edifici o di loro parti destinate a ristrutturazioni importanti deve essere migliorata, per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. L'altra novità importante è quella che accennavo prima, e cioè la definizione di edifici a energia quasi zero. In particolare si dice a partire dal 31 dicembre del 2018 gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici o di proprietà di questi devono essere edifici a energia quasi zero, mentre entro il 31 dicembre del 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere a energia quasi zero. Non c'è ancora un numero, un qualcosa che mi dia effettivamente, diciamo che quantifichi numericamente cosa vuol dire l'edificio a energia quasi zero, ma diciamo viene semplicemente data la definizione, cioè deve essere un edificio ad altissima prestazione energetica. Cosa vuol dire un edificio che ha un fabbisogno all'involucro, quindi parliamo di energia netta, molto basso o quasi nullo, quindi un elevato isolamento delle pareti, prestazioni di involucro molto buone, e quel diciamo basso fabbisogno deve essere ricoperto in larga misura da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. Quindi di fatto non si dà un limite diciamo, di fabbisogno piuttosto che percentuale coperta da fonti rinnovabili, ma si dice semplicemente che è un edificio che deve essere ad altissima prestazione e in larga misura in cui fabbisogno deve essere coperto in larga misura da fonti rinnovabili. Vediamo invece più nel dettaglio quello che riguarda la cost optimal methodology, in particolare quello che viene definito all'interno dell'articolo 5 della EPBD Recast, la quale rimanda direttamente alla definizione di un quadro metodologico comparativo, i cui riferimenti vi darò nella slide successiva, che deve essere redatto dalla Commissione. Al fine di calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, quindi quelli che adesso abbiamo attualmente in vigore, ovvero i requisiti minimi di prestazione energetica, che appunto sono definiti dai decreti legislativi sia nazionali e poi regionali, devono essere rivisitati, in quanto devono essere confrontati con dei requisiti minimi calcolati i cui livelli devono essere calcolati in funzione dei costi. La Commissione quindi ha diciamo, definito il quadro metodologico per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi e adesso spetta ad ogni Stato membro quello di calcolarli
di comparare i risultati del calcolo con i requisiti di prestazione energetica attualmente in vigore e diciamo i requisiti minimi sono riferiti sia all'edificio nel suo complesso, quindi parliamo di fabbisogno di energia primaria. Piuttosto che requisiti minimi relativi all'involucro, quindi trasmittanza limite, ad esempio. Questi devono essere ricalcolati, confrontati quindi con quelli in vigore e a quel punto solo se sono sensibilmente divergenti, allora ogni Stato membro deve giustificare tale differenza, piuttosto che predisporre un piano che identifichi le misure idonee a ridurre, il divario. Quindi bisogna, diciamo, di fatto ricalcolare questi requisiti, se sono tanto diversi dai requisiti minimi che abbiamo ora a livello legislativo, bisogna, diciamo, o ricalcolarli o capire perlomeno a cosa è dovuta tale differenza. Questi sono i riferimenti di cui vi parlavo. La direttiva è appunto l'EPB di ricast 2010-31 UE. E poi abbiamo il regolamento delegato e gli orientamenti, che sono gli altri due documenti all'interno dei quali sono specificate le linee guida per calcolare, i livelli ottimali in funzione dei costi per appunto il calcolo dei requisiti minimi. Sono due documenti, anzi, i tre documenti sono scaricabili, sono gratuiti e scaricabili da internet. E questa è un po' la sintesi di quello che ogni Stato membro deve fare, ovvero deve definire degli edifici di riferimento, quindi il calcolo che deve fare per arrivare a definire dei requisiti limite è su un certo numero, e una certa tipologia di edifici di riferimento. Una volta definito il parco case su cui vengono effettuati poi i calcoli, bisogna definire quali sono le misure di efficienza energetica da valutare per gli edifici di riferimento, quindi calcolare il fabbisogno di energia, sia dopo le misure di efficienza energetica che prima delle misure stesse, e poi quindi calcolare i costi, ovvero il valore attuale netto delle misure di efficienza energetica durante il ciclo di vita economico atteso degli edifici. Il lavoro che presento oggi in realtà è l'inizio di quello che l'Unione Europea ci chiede, ovvero la definizione appunto di requisiti minimi in funzione dei costi. È un lavoro che è portato avanti sia dal CTI che dall'ENEA, e in particolare il CTI, il Comitato Termoitaliano, sta definendo gli edifici di riferimento. Al fine di appunto calcolare poi questi requisiti minimi di cui vi ho parlato. Cosa vuol dire definire gli edifici di riferimento? Bisogna capire qual è il parco immobiliare normale medio italiano. La definizione, diciamo che si possono seguire due strade: o analizzare un esempio reale, quindi l'esempio dell'edificio più diffuso all'interno di una data categoria, o un edificio virtuale che rappresenta, che diciamo un po' contiene in sé e include tutti i materiali e i sistemi di uso più comune. Attualmente si sta facendo riferimento a due progetti europei che hanno avuto proprio come obiettivo quello di capire com'è caratterizzato il Parco Nazionale Italiano. E in particolare i due progetti e le banche dati da cui si sta attingendo sono il progetto Tabula, che trovate al link, che vedete scritto, e il progetto Asiepi. Sono due progetti europei. Il progetto Tabula in particolare ha avuto come obiettivo quello di andare a identificare, il parco nazionale italiano, il parco edilizio italiano. E in particolare, vedete in questa matrice quali sono le tipologie edilizie, che sono state individuate in funzione della regione, quindi della localizzazione, in funzione dell'anno di costruzione, e in funzione della, diciamo, tipologia edilizia, quindi villette piuttosto che edifici residenziali a torre, a schiera, eccetera, eccetera. Per ognuno di questi, si hanno determinate, determinate, si sono individuate delle caratteristiche, diciamo,
determinate caratteristiche. Da questo progetto sono state quindi individuate, sono state prelevate alcune categorie di riferimento, in particolare abitazioni monofamiliari, condomini piccoli e grandi, edifici ad uso ufficio, per un totale di 26 casi di studio, di 24, scusate, ovvero 12, 12 in zona climatica B e 12 in zona climatica E. Come vi dicevo, ogni edificio è caratterizzato da alcuni dati, sia generali, quindi per quanto riguarda la destinazione d'uso piuttosto che l'anno di costruzione, dati tipologici, quindi le caratteristiche dell'involucro, quindi la superficie disperdente piuttosto che il volume, il rapporto superficie-volume, il numero di piani, eccetera, eccetera. Dati costruttivi, quindi quali sono le caratteristiche medie dell'involucro. Diciamo in termini di trasmittanza, ma anche di altri parametri, quali fattore solare totale per quanto riguarda i vetri, eccetera, eccetera, dati impiantistici. Per ogni gruppo di edifici sono state quindi identificate dei possibili interventi per il risparmio energetico. In questa scheda, ad esempio, vedete 13 misure di riqualificazione, con i rispettivi parametri che servono appunto per capire, per quantificare tale riqualificazione e la simbologia utilizzata. Ad esempio, una misura di riqualificazione può essere isolamento termico di parete perimetrale, quindi qual è il parametro che dobbiamo considerare per capire quanto è ben isolato un edificio, una parete e la trasmittanza termica, piuttosto che, ad esempio, l'utilizzo di un generatore termico ad alta efficienza. A quel punto valutiamo qual è il rendimento di generazione. Dopo, quindi, per l'edificio, diciamo, in assenza di sia sull'edificio in assenza di interventi di risparmio energetico che sullo stesso, a seguito dei vari interventi di risparmio energetico, viene calcolato il fabbisogno di energia, quindi il fabbisogno di energia utile primario per la climatizzazione invernale estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione. E quindi per ogni intervento, oltre al calcolo ovviamente del fabbisogno, viene effettuato anche il calcolo dei costi. E i costi sono questi, sono i costi globali che sono dati dai costi dell'investimento iniziale, dai costi annui, ovvero costi di gestione, a loro volta suddivisi in costi energetici, costi di funzionamento e di manutenzione, costi di smaltimento, costi di emissione dei gas serra. Insomma, sono una serie di costi che devono essere considerati e in particolare la direttiva ci chiede che siano analizzati durante l'intero ciclo di vita utile dell'edificio. Ovviamente tra questi costi vi è anche il risultato del calcolo della prestazione energetica, ovvero diciamo che l'intervento deve essere, diciamo, conteggiato come una diminuzione dei costi energetici, quindi una diminuzione dei costi di gestione dell'edificio. Questo calcolo, quindi il calcolo del fabbisogno e il calcolo dei costi relativi all'intervento di riqualificazione energetica, viene fatto per ogni intervento di riqualificazione energetica e per ogni edificio di riferimento. E quindi vengono definiti quelli che sono gli interventi e quindi i requisiti minimi ottimali in funzione dei costi. Come vedete da questo grafico, i numeri indicati sono i numeri relativi ai singoli interventi, quindi intervento 1, intervento 2, intervento 3, eccetera. Gli interventi, diciamo, permettono di mantenerci ad un livello economico ottimale, permettono anche di definire quelli che sono i requisiti ottimali in funzione dei costi. Quindi questo è il lavoro che diciamo, è portato avanti adesso vi dicevo, dal Comitato Termotecnico Italiano, comunque a livello nazionale, per soddisfare quello che l'Unione Europea ci sta chiedendo e quindi per andare a ridefinire i requisiti minimi che adesso abbiamo, appunto, parlo dei decreti nazionali, secondo il 192, così come modificato dal 311.
Cosa chiede ancora l'Unione Europea? Con riferimento a ciascun edificio di riferimento bisogna calcolare lo scarto, ovvero il requisito calcolato in funzione del livello ottimale, in funzione dei costi, meno i requisiti che attualmente abbiamo da rispettare, diviso i requisiti relativi al livello ottimale, calcolato questo scarto. Se questo scarto è minore del 15%, allora diciamo che va bene. Se è superiore, bisogna andare a capire perché questa differenza è molto elevata e a quel punto giustificarlo davanti all'Unione Europea. Passando al secondo argomento, parliamo di normativa tecnica e quindi di evoluzione del calcolo del fabbisogno energetico degli edifici. Le tre norme che presento, in particolare diciamo, quello che cambia delle norme attualmente in revisione rispetto a quelle che conosciamo, sono appunto la UNITS 11300 parte 1, la parte 2 e la parte 4. Iniziamo dalla UNITS, ah, ecco, prima ancora di entrare nel merito, due parole sui mandati, ecco, diciamo, perché è importante studiare le norme, perché è l'Unione Europea che demanda al CEN, con mandati, in particolare il 343 e il 480, demanda al CEN appunto lo sviluppo di standard, di normative. Dopo l'entrata in vigore, dopo diciamo, l'uscita della direttiva EPBD, della prima direttiva, la Commissione europea, col mandato 343, chiede al CEN di sviluppare una serie di normative per il calcolo del fabbisogno.